E ancora qui abbiamo sentito dopo Bob Gandolf, yeah. Abbiamo sentito i Gang, gruppo che non ha avuto la fortuna magari dei Modena, lo stavamo dicendo prima. Sì. E posso però... dire una cosa su quel concerto del 91? Vadi. Allora, il concerto del 91 i Gang salgono sul palco leggendo un proclama in cui invitavano allo sciopero generale tutti i lavoratori italiani contro l'allora governo Andreotti. Oh. Ed eseguono il brano Socialdemocrazia, che tu Lorenzo hai passato adesso ai nostri ascoltatori, anziché l'annunciato Ombre Rosse,
I funzionari RAI intervengono al lato del palco, ma non riescono a interrompere l'esibizione, penalizzando invece Elio e le Storie Tese, che avrebbero voluto suonare il pezzo Sabbiature, denunciano la corruzione della classe politica presentando nomi e fatti. Era il 1991, c'era ancora la Democrazia Cristiana, il PSI, però c'era anche il PC. C'era quello che rimaneva. Esatto, passavamo quasi al PDS. Oh, scusate! No, ma questa la tagliamo, questa la tagliamo. Bip, 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 bip. Vabbè, noi diciamo quello che pensiamo alla fine. Una radio libera, almeno vamos, questa. Vamos adelante! Almeno questa. Vabbè, noi quindi stavamo nel 91 con Gandalf e Gang, giusto? Sì. E quindi passiamo ora, Mazzi. No, ma tu hai però qualche cosa di quest'anno, vogliamo mettere qualcosa di quest'anno? Beh, allora vediamo qui. Se no sembra un revival. Beh, vabbè, facciamo un sunto. Questo è vero, hai ragione. Sugno. Un sugno, la sugna. È quella col caldo, la sugna. Ma Mirko si sta addormentando. Si è azzittato, non so perché, eh. È pericoloso, attenzione, eh. Beh, diciamo che di quest'anno non c'avevo niente. Ah, ecco, niente. Beh, perché quest'anno, vabbè. Spremiti. Ha spremuto, però i Litfiba li abbiamo già mandati. Io ho preparato. Cioè... Vabbè, li manda, no, scusa, qualcosa di quest'anno. Beh, di quest'anno no. Vabbè, no, poi. L'altro. Non ho capito una cosa, ma. Io perché poi non. Stando lì me ne sono andato e non. Certo. Sto messo a dormire, però ho mangiato, ho dormito. Ma mangiato l'hanno passato loro? Certo. Già, c'era il catering. E che hai mangiato? Raccontaci un po' queste tecnologie. C'era questo bel tavolone con affettati e parmigiano. La cosa bella che la fava col pecorino. La fava. Ecco, vabbè, non tanto non si vede. Ok. Levare. Detta Umberto, Umberto Fava. E fai col tango? No, c'era nei camerini. Sì. C'era un bel tavolo con fava, pecorino. Nei camerini un bel mazzo di una busta di fave. Capivo? La coccia del busta di fave è peggio pure. Cioè, c'era la fave e il pecorino, però sul tavolino al catering all'aperto c'era questi tre stand attaccati, per capirsi, e c'era questi tavoloni con tutti affettati, parmigiano, sì, pecorino, vino a volontà. Madre di vino, Dio. Proprio, le bottiglie sparivano. Mirko, te non c'è stavi? No, però parlando del pecorino mi posso immaginare. Se c'era l'uomo del pecorino c'erano state pure le donne, quindi. Questo sempre per i fortunati che stavano nello Star System, perché sennò certo. Sembra che così la cosa era aperta per i fortunati a cui piace stare dietro. Il pubblico invece no. No, no, ragazzi, a me. Sono per quelli col pass sul collo. Cioè, dico, chi può e chi non può. Io può. Ha potuto. Anche pure, io pure. Pure ha potuto. Con sta fame poi che gira, eh? E poi con Mirko prima diciamo andiamo a prendere le pizzette, e Mirko piove, madonna come piove, ecco la tutta la chiamata, Giovanna ti viene dopo, poi non con quella. Adesso andiamo con BB King, no? Mamma mia, ragazzi, BB King. Allora 1990 arriviamo, 1992. Gli ospiti internazionali erano BB King e Chick Corea, e che abbiamo preparato Lorenzo BB King insieme a questa ci ha suggerito a Mirko, diamo a Mirko quello che era con Eric Clapton, al maestro fantastico. Io ho visto un concerto di Clapton dal vivo, sono stato fortunato, è una fortuna. Insieme, cioè, come mette Maradona e Pelé insieme, sono pienamente d'accordo con vero, me vero che poi vabbè, riallacciandoci alle disgrazie, pure quel poraccio di Clapton gli morì la figlia, Il bambino piccolino con la moglie Lori del Santo, cadde dal grattacielo a New York e credo Lori del Santo ancora non si sia ripresa da quel trauma. Sì, sparì completamente dalla vero bella scena, dici che è così sbarbolato per colpa di credo proprio di sì, nei rotocalchi insomma è stato detto più volte sui giornali questa cosa, poi loro si lasciarono e ma brutta storia, poverino. Lui dedicò una grande canzone, lui Tears in Heaven, grande Mirko, Lacrime in Paradiso. Mirko è un fenomeno, perché si ricorda la mia vecchiaia, ma Mirko è un sounds good alla fine, è un sound e poi vabbè, è de famiglia, Mirko, de famiglia. Mirko perché siamo qui in salotto tra amici, però lui è DJ Sunny.
Sanni, vero? Chiamavano Salotto. Sanni, assolato. Assolato. Che poi vuol dire anche allegro, Giulio, tutto quello che riguarda il sole. Annacquato. Sì, lo sto sole che gira. Solo annacquato. Vai, vai, vai con BB King. Grande BB King Eric. Riding with the King. Let's go.